Ehi, tu! La tua azienda si è accorta che in smart working muovevi il mouse ogni quarto d'ora per fingere di lavorare e ti ha licenziato? Hai zero sbatta di uscire al freddo a cercare lavoro, ma non riesci a sopportare lo sguardo giudicante delle zie alle riunioni di famiglia? Hai mai pensato di fare il fuffaguru? Career Service! Da oltre 10 giorni aiutiamo migliaia di giovani italiani a trovare il lavoro dei sogni! Nella puntata di Career Service di oggi impariamo il mestiere del fuffaguru, una delle professioni più popolari sul web. Qualcuno a casa si starà domandando: ma Gross, ma non ho nulla da vendere, come posso diventare un fuffaguru? Ma patatone mio, ma è proprio questo il punto. Per fare il fuffaguru il contenuto è secondario. Tu non venderai un prodotto, tu venderai te stesso. Non in quel senso. Per cominciare, dimentica la parola curriculum. Per noi è una malattia venerea. A noi serve raccontare una storia. Una storia di redenzione. Ecco, tu sei un uomo che ha sconfitto le difficoltà della vita. Un uomo che mangiando polvere è riuscito a cacare una montagna. Tu eri povero, amico mio. Ti cibavi solo delle croste di pane che riuscivi a raccogliere appostandoti sotto i balconi in attesa che qualcuno scuotesse la tovaglia. Poi, all'improvviso, una rana umanoide con gli occhi fluorescenti ti è apparsa alle 3:33 del 3 marzo del 33 e ti ha svelato il segreto per fare i soldi. Come dovresti avere 100 anni? Non ti preoccupare, quelli sono dettagli secondari. Il punto è che da quella notte tutto è cambiato e ora sei diventato un uomo ricco, di successo, un figo. Come tale, devi essere elegante. E chi sono le persone più eleganti? Esatto, vai a rubare i vestiti ai morti. E poi orologi. Un uomo di successo è pieno di orologi. Vai da Mario Shop e comprati un Bolex o un Cartiera. Orologi grossi, più orologi, più grossi. Bene, ora sei quasi pronto, però tu senti che ti manca ancora qualcosa. E io, naturalmente, so che cos'è. La figa, la sorca, la patasgnacchera. Usa tutte le gnocche che incontri per strada e facci una foto. Sfrutta la prospettiva e fingi di avere una Lamborghini in garage. Ci sei? Sei pronto? Concentrato? Ora puoi finalmente partire. Il prossimo passo è decidere effettivamente cosa andare a vendere. Bitcoin, NFT, cryptocurrency, dropshipping, GTA 6, D&D, non è importante cosa vendi purché suoni figo. Ricorda, la confezione conta più del contenuto. Bene, ora mettiti comodo e prendi appunti, perché il maestro ora ti mostra come si fa. Maestro che sarei io, perché fa figo parlare in terza persona. Questa ed altre chicche nel mio video corso che trovi in descrizione. Iscriviti al canale per non perderti le prossime caramelle di business. Arancia! Volevo dire Orange Sphere. Volevo farlo con una banana, che è più divertente, però avevo fame e me la sono mangiata. Questa non è una semplice arancia. Orange Sphere al suo interno contiene 42 spicchi in gradazione arcobaleno. Naturalmente il numero di queste arance Orange Sphere è limitato. Vuoi sapere quante ne abbiamo? La risposta è sempre quella, 42. Quindi come fare per accaparrarti questa bellissima Orange Sphere? Non è mica così semplice, sai, io. Per avere queste Orange Sphere io mi sono arrampicato a mani nude sul K2 e io l'ho sottratte dalle grinfie dell'abominevole uomo delle nevi. Ma ora, grazie all'operazione Bradipo, sono pronto a renderle disponibili al mondo. Naturalmente, per averla devi prima dimostrare di essere meritevole. Non ti preoccupare, è facile essere meritevole. Ti basta pagare 2000 euro, bonifico o PayPal, oppure se passi per caso dalle isole Cayman anche cash in una bottiglia da lanciare sul fondo del mare. Poi ci resterà uno dei miei collaboratori a passare per prenderla. Collaboratori che poi sempre io. Uff, ancora che non ti fidi, ma cosa devo fare per convincerti? Ma non le hai viste le fighe? Va bene, solo da oggi. Per te e per chiunque porterai alla mia causa avrete il 6,66% di sconto. E se non sai come fare per vendere le mie Orange Sphere, solo per te, mio caro adepto, il mio videocorso del valore di 10.000 sbleuri a soli 66,6 euro, all'interno del quale troverai un sacco di tips per poter vendere qualsiasi cosa. Per liberare il tuo potenziale inespresso è fondamentale ricorrere alla legge dell'attrazione che tramite l'uso della mindfulness riprogrammerà la tua mente. E mangiare tanti spinaci anche. Pro tip! Per incrementare la tua business credibility del 26%, fingi un accento milanese. Figa! Bene, ora sei pronto a diventare un fuffaguru. Puoi ringraziarmi dopo. Ti starei chiedendo se questa arancia ha davvero 42 spicchi in gradazione arcobaleno. Non lo so, sono allergico.